Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Come avete chiesto in tanti, un video, cioè dove l'avete chiesto? Su Instagram, dove facevo i post giusto per mostrare il mio piccolo orto, mi è venuta l'idea alla fine di fare un video dove mostro, almeno in questo video, il mio orto, cosa ho piantato, come sto piantando, e pian piano in giorni seguenti, quindi oggi faccio questa ripresa, tra una settimana e un'altra che mostro altre cose nello stesso video, perché sarà l'introduzione del mio orto. Poi ci saranno altri video per quanto riguarda questa cosa, certamente, dove faremo vedere le nuove piante che andremo a mettere, come sono cresciute le altre piante col tempo e tutto il resto. Quindi sarà una serie molto divertente. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere le nostre piante che stiamo piantando per adesso. Qui come vedete ci saranno i nostri piccoli piselli, so che il vaso è molto piccolo rispetto agli altri, ma comunque è più una prova. E su 6-7 piante che sono state piantate io mi aspettavo che ne crescevano tipo 2-3. Quindi del resto tutto ok. Invece qui ragazzi vediamo la nostra bellissima pianta di peperoncini. Ovviamente l'ho comprata già prefatta, era molto più piccola e stava messa molto male. Con il mio lavoro dietro e tutto il resto si è ripreso e stanno crescendo molti più frutti rispetto a prima. Beh, comunque la pianta va bene. Poi c'è anche quella del basilico, che ovviamente anche lei era messa molto male rispetto a prima, adesso si è molto ripresa, un po' ancora non messa al 101% bene, ma sta crescendo molto bene e vediamo come andrà anche con lei. Allora ragazzi, come vedete questo è un vaso con tre tipi di spezie, ovvero qui abbiamo piantato l'erba cipollina, qui la rucola e qui il timo. La rucola l'ho scelto a mettere al centro proprio per evitare che gli insetti attaccano il timo e l'erba cipollina, quindi aiuterà, questo il suo forte odore darà fastidio agli insetti. In più lo possiamo usare come concime, non solo per noi umani ma anche per le piante. Poi qui ragazzi, questi qua sono anche loro vasi piccoli, questa è più una prova. Ho messo l'insalata e qui l'insalata a taglio, che va anche bene questo vaso più o meno. E per ora non ho visto nessuna pianta crescere, so che l'insalata rispetto alle altre ci vuole un po' più tempo, ma comunque sono un po' preoccupato di aver fatto qualcosa di sbagliato, quindi stavo ripensando magari tra una settimana di fare il terreno se non esce nulla. Invece qui vediamo un'altra insalata che all'inizio anche di lei pensavo male, ma ho visto una piantina crescere, quindi deduco o che sono sotto terra oppure non lo so. Questa intanto ragazzi è una bella riccia. Adesso io sto preparando una delle prime piante che volevo fare, cosa? I pomodori. Adesso sto aggiungendo il nostro bellissimo terriccio, facendo danni ovviamente nel vaso, scoccando ovviamente sempre a terra. Devo riempire il vaso e poi piantare i nostri semi dei pomodori. Essendo che i pomodori che comunque richiedono abbastanza spazio, probabilmente non metterò chissà quanti semi, ma l'unica cosa positiva è che una pianta di pomodori comunque ne fa veramente tanti, quindi l'unica fortuna è questa. Essendo che sono un pagliaccio, ho comprato gli attrezzi ma non li ho usati perché mi sono dimenticato, e essendo un animale a fare le cose adesso la uso ovviamente. Sono un pagliaccio, lo so. Allora ragazzi, ovviamente la pianta di pomodorini richiede tanto spazio tra loro, infatti non è che metterò 8000 semi, ma cercherò di metterne massimo proprio due, esagerando, effettivamente basterebbe anche una. Allora ne andiamo a mettere due e andiamo a vedere i centimetri. Ha bisogno di spazio, un attimo solo che devo controllare la busta perché non so, deve andare sotto di 2 centimetri, 1,5 centimetri, 2 centimetri. Noi prendiamo questa che comunque ce li può dire, vedete ci sono le scritte, quindi andiamo meglio, ma è anche facile, basta usare il proprio dito, non è così difficile, poi un giorno vi spiegherò come. Intanto andiamo a fare circa 2 centimetri, quindi così, troppi effettivamente, ne bastavano pochi, mettiamo massimo 1-2 semi, magari siamo sfortunati che uno non cresce, quindi andiamo a mettere 1 e 2. E 1 e 2, ma giusto per sicurezza, essendo che non siamo esperti contadini, andiamo di così. Beh ragazzi, adesso abbiamo bisogno di questi, che lo metteremo anche i piselli. Vi spiego perché servono questi. Questi serviranno per far crescere la pianta. Sono anche bassi in realtà, però essendo che ho preso quelli 40-50 cm, essendo che non ho un orto gigante, all'inizio ci andiamo piano. Appena crescerà la pianta di troppo, comunque basta cambiarlo, non sarà difficile. Metteremo quello di 2 metri, ma spero che non cresca 2 metri perché teoricamente non so se si potrebbe tenere sul barcone. Intanto andiamo a metterli proprio vicino ai semi.
in questo caso andiamo a metterlo vicino ai semi e poi quando cresceranno avranno il loro supporto. Andiamo a coprire i nostri piccoli semi e poi andiamo ad annaffiare. Beh ragazzi, siamo quasi alla fine del video, almeno per questo mese, e vi spiego come farà, come funzionerà questa serie. Questa serie uscirà un episodio al mese in cui faremo vedere il mio orto settembre, il mio orto ottobre e via dicendo, con nuove piante che metteremo, come stanno le piante, come faccio in modo che una pianta cresca bene. Ovviamente, ripeto, io sono inesperto sicuramente rispetto a molte persone che fanno questo tipo di video, sono principiante, quindi per le mie abilità farò vedere quello che provo e quello che imparo facendo queste cose. Ovvio che mi vedo anche video su YouTube per imparare meglio e per imparare le piante in modo giusto. Del resto andiamo a vedere le cose che ho piantato adesso nuove e vedremo come stanno le piante in generale. Ecco qui, questa è la nuova pianta che ho piantato in questi giorni, ovvero il prezzemolo in un vaso molto piccolo. Aspettiamo che le piante crescano, fanno le loro radici, poi ovviamente passeranno in vasi grossi come questo qua, che appunto ho fatto la stessa cosa con il peperoncino e sicuramente lo farò con il basilico. Per ora abbiamo questi qua, lasciamo crescere bene. Qui abbiamo piantato insieme appunto i pomodori, ho fatto vedere come ho fatto, ovviamente ripeto non sono esperto, quindi anche io le cose le provo, le guardo su internet o guardo, leggo in generale come si coltiva una certa pianta. L'unica cosa, sono molto soddisfatto ragazzi, sono i piselli, non mi aspettavo che tutte crescevano, infatti stanno crescendo tutte. Ne ho messo 40 cm di appunto di bambù, perché sopra la carta dei semi, appunto dei piselli, c'è scritto che crescono da 40 a 50 cm. Teoricamente dovrebbe bastare. Andiamo, questo è il nostro bellissimo peperoncino, come vedete. Ho tolto tutti i frutti maturi, ovvero quelli rossi. Ho sistemato un po' la piantina, l'ho potata e tutto. Come vedete già stanno fiorendo tantissimi peperoncini nuovi. Questi qua erano, già c'erano, ma sono diventati molto grandi. Invece il resto che vedete in questa parte della pianta, cioè questa zona, sono tutti nuovi. E invece questi qua che vedete, quest'area, già c'erano ed erano molto piccoli. Questa pianta ragazzi mi farà tantissimi peperoncini praticamente. Sta crescendo e sta molto bene, anche perché io ho cambiato appunto, gli ho aggiunto nuova terra, fresca eccetera. Poi per marzo, probabilmente, periodo di marzo, almeno da quello che ho letto su internet come funziona, avranno il concime, comprerò del concime sia liquido che quello fisico, dove aiuterà comunque le piante a crescere, soprattutto per tipo i pomodori, piselli, zucchine, sono molto importanti. Non so anche se per il peperoncino, ma vedremo. Ovviamente penso che quasi per tutte le piante sia importante il concime. Bene, adesso andiamo a vedere appunto il basilico. Il basilico sta crescendo molto bene. Ho potato la pianta, ho tolto parecchie zone che erano ormai distrutte. Purtroppo ci sono alcuni, ad esempio questo qui, guardate. Questo qui, se lo vedete, tutto il ramo giù sotto. Telecamera, vai. Vai, scendi, scendi, scendi. Vedete, questa pianta è proprio spoglia. Cioè, letteralmente è distrutta questa piantina qui. Adesso sopra stanno ricrescendo, perché è stata maltrattata probabilmente, si è staccata le foglie e è andata un po' così. Invece per quanto riguarda questo lato qui, quelle dietro invece stanno crescendo molto bene, sono molto rigogliose rispetto a questa qua davanti e un'altra. Anche questa qui è un po' messa un po' così, infatti l'ho potata perché qui stanno crescendo a tre foglie e si sta un po' riprendendo, dai, col tempo andrà bene. Allora, io so una cosa, una storiella appunto che funziona sui pomodori, non so anche se vale per il basilico, cioè il braccio, la femminuccia e il tronco principale, insomma. Non so se questa è una femminuccia, ma comunque per come è messa la pianta ho raccolto un po' per fare in modo che si riprenda, è meglio lasciarla così. Del resto dovrebbero crescere tipo come questa, cioè tutta sopra, dritta, a salire. In questo vaso invece abbiamo il timo, la rucola e l'erba cipollina. Il timo purtroppo ancora non è cresciuto, perché comunque è dagli 1 a 2 cm sotterrato, quindi ci vuole un po' più tempo rispetto alle altre. Comunque in generale ci vuole più tempo. Invece per quanto riguarda la rucola, invece è fatto a spaglio, quindi semi buttati sul terreno, sotterrati massimo 0,5 cm e ha una velocità impressionante rispetto alle altre piante, infatti subito cresce. L'erba cipollina dovrebbe essere circa un centimetro sotterrata, infatti adesso sta arrivando, sta crescendo anche lei
E sta andando tutto avanti e tutto bene. Aspetterò ovviamente il mio bellissimo timo. Invece qua abbiamo le nostre belle insalate, l'insalata a taglio, l'insalata dovrebbe essere, diciamo, non mi ricordo cosa ho piantato, magari il mese prossimo lo scopriremo sicuramente, perché vedrò dai sementi, mi scoccio di andare a prendere i semi. Qui c'è la mia insalata a taglio, avevo perso le speranze, ma stanno finalmente arrivando, ecco qui la prima, probabilmente sotto stanno iniziando a crescere. Qui invece, oltre a questa qui che si è veramente, cioè, è cresciuta veramente tanto rispetto alle altre, stanno iniziando a crescere anche qui, se vedete c'è una piccolina. Qui ci vuole un po' di tempo purtroppo alla crescita, poi quando saranno cresciute cresceranno in continuazione, soprattutto quella a taglio crescerà subito ovviamente rispetto alle altre. Ok, il video finisce qui, spero di aver mostrato il possibile del mio orto, aver detto qualcosa di sensato. Ripeto, sono un principiante in questo campo, quindi pian piano sicuramente migliorerò anche io e il mio orto crescerà sempre di più. So che l'orto in vaso rispetto a un pezzo di terra è un po' più difficile, anzi no, difficile no, in realtà è più facile, ma un po' più ristretto in generale la situazione, perché comunque se hai un pezzo di terra hai ampio spazio per fare le cose meglio. Ma io ci metterò il mio impegno per far crescere le mie piante, perché sono un amante a piantare le cose praticamente. Del resto ci vediamo al prossimo video, a ottobre ovviamente.